Grazie Presidente. Ci troviamo nel 2020 a chiedere, ovviamente sollecitati dai cittadini e dal Comitato di Quartiere, la indizione di un bando pubblico per il reperimento di un soggetto affidabile che possa gestire il parco Chiala, in via Luigi Chiala, angolo via Eugenio Chiesa, nel terzo municipio, che lo possa gestire in modo affidabile e che possa gestire il suo chiosco bar con manutenzione del verde circostante. La storia del parco, come sanno i commissari che hanno seguito i lavori in Commissione Ambiente, è una storia abbastanza travagliata. Non sembra, perché comunque sembra essere un parco semplicemente tra virgolette semplicemente abbandonato, che ha bisogno di un bando, ma dietro quell'abbandono ci sono delle vicende amministrative e o politiche sicuramente che non brillano per virtù. Detto questo, però, voglio parlare del tecnico. Insomma, parliamo di un'area che consta di oltre 5.000 metri quadri, quindi di competenza dipartimentale, quindi centrale, non municipale, e che è stato nella sua storia affidato nel 2010 ad un'associazione che in modo molto regolare l'ha gestito, poi ha dovuto rinunciare alla sua gestione perché non più sostenibile, lo comunica all'amministrazione e da quel momento iniziano, diciamo, i guai per quest'area verde. Un'area verde che abbiamo visitato nel luglio 2018 per la prima volta, anche sulla spinta dell'ex amministrazione del terzo municipio, che tra l'altro presentò un ordine del giorno e ci prese a carico e prese a cuore la cosa, ebbe con 22 votanti a favore la richiesta, insomma, di fare e predisporre un nuovo bando per l'assegnazione dell'area. Quindi questa è un'area che da diversi anni abbiamo preso a carico e che purtroppo ancora non riusciamo a portare a termine. Io ci tengo a precisare, e lo dico anche ai cittadini interessati a questa vicenda, che ho preso personalmente a carico la cosa e cerco di portarla avanti come consigliere, il consigliere che ha il potere di indirizzo, quindi di dare un indirizzo affinché l'amministrazione faccia un qualcosa e poi il controllo, sia poi controllare che qualcosa venga effettivamente portato a termine. Con la Commissione Ambiente l'impegno c'è stato, abbiamo iniziato a luglio 2018 con la prima commissione. Tra l'altro un sopralluogo, ricordo di essere che ero incinta all'epoca, quindi fu un sopralluogo molto caldo e faticoso, però dove abbiamo incontrato molti cittadini, tra l'altro anche sottoscrittori della richiesta, chiamiamola, di una petizione per la riapertura del parco e quindi per un nuovo bando, che ci chiedevano proprio: ma quando è che riaprite questo parco che ormai non è più gestito, ormai è abbandonato? Faccio presente che poi è abbandonato, insomma, ci sono passata pochi giorni fa per controllare per me stessa, insomma, la situazione. Il parco è ancora comunque in condizioni buonine, diciamo, è manutenuto, è stata tagliata l'erba, però diciamo che se ci fosse questo bando, che come abbiamo già detto in commissione più e più volte non è il progetto di un missile per andare sulla Luna, insomma, chiediamo semplicemente un bando pubblico che sia sostenibile e che possa ridare un gestore all'area. Detto ciò, insomma, facendo questo piccolo sopralluogo, c'è da fare, no? C'è bisogno che ci sia un gestore del parco e del chiosco, c'è bisogno perché le panchine sono divelte, perché i cancelli sono aperti, insomma, la notte magari non si è proprio sicuri a passarci. C'era addirittura, c'è la nicchietta della Madonnina, si sono portati via la Madonnina, c'è rimasta la nicchietta, per fortuna almeno quella non sono riuscita a portarla via, e questo significa che comunque il parco ha bisogno di un presidio. Non solo a luglio abbiamo fatto il sopralluogo, ma ad ottobre 2018 abbiamo provveduto con una seconda commissione ambiente a ribadire qual era l'indirizzo della commissione, ossia a gran voce di fare un bando pubblico per la gestione del parco e per il riaffidamento del parco. Nel frattempo tra le due commissioni c'è stato un tavolo tecnico anche con il terzo municipio, con cui si è addivenuti alla soluzione per l'abbattimento di un manufatto abusivo che è stato prontamente abbattuto nel gennaio 2019, se non erro, e a quel punto eravamo pronti.
su mio impulso, anche l'ex assessore all'ambiente fece una direttiva in questo senso, purtroppo non è seguito il bando. Stessa cosa abbiamo fatto noi consiglieri nel DUP, nel documento unico di programmazione 2020-2022, abbiamo inserito come obiettivo a fine maggio 2020 l'assegnazione del parco, non c'è stata assegnazione del parco. Ultima commissione il 3 giugno 2020, che abbiamo svolto in videoconferenza poco tempo fa, in cui il Dipartimento comunicava che stava lavorando al bando. Ora, in tutto ciò noi chiediamo, a prescindere da tutto l'excursus e dal lavoro che i consiglieri hanno portato avanti e che continueranno a portare avanti, quindi chiediamo di attivarsi urgentemente affinché si provveda entro l'estate alla pubblicazione del bando pubblico finalizzato all'affidamento del punto ristoro e della manutenzione del parco del terzo municipio, ricercando la formula ovviamente tecnico-giuridica più idonea per rendere questo affidamento più sostenibile possibile per quanto riguarda i costi di gestione. Grazie Presidente.